Io ho fatto un giuramento. Ho fatto un giuramento e l'ho rispettato finché ho potuto. Annuncia le dimissioni, si commuove, ma poi attacca colpi diretti verso il Movimento 5 Stelle, che si è arreso alla camorra e al direttorio, in particolare a Roberto Fico, in quanto sapeva tutto. Rosa Capuozzo getta la spugna, ma non ci sta a passare come il capro espiatorio della torbida vicenda politico-giudiziaria per presunte infiltrazioni camorristiche nel comune napoletano. Espulsa dal movimento perché non aveva denunciato le minacce ricevute per ottenere appalti da un ex consigliere pentastellato legato ai clan. Per la Capuozzo la sua sconfitta è una vittoria della camorra. Il Movimento 5 Stelle accoglie l'uscita di scena del sindaco di Quarto con un sospiro di sollievo, in quanto la sua vicenda rappresentava una minaccia alla credibilità della principale forza di opposizione su un tema considerato centrale come la questione morale. Ma anche la maggioranza non se la passa troppo bene. Oggi alla Camera il governo è stato battuto su un emendamento presentato da Forza Italia sul reato di omicidio stradale. Per il Partito Democratico è soltanto un incidente di percorso, comunque riparabile al Senato. Per le opposizioni invece si è aperto un problema politico di tenuta della maggioranza, un problema che preoccupa anche Renzi, che mentre si trova a Losanna per le Olimpiadi di Roma 2024 pensa al sostegno di Verdini e dei suoi decisivi ieri per il via libera alla riforma costituzionale. Verdiniani che in cambio incassano 3 vicepresidenze di commissione al Senato, critica la minoranza PD. Sullo sfondo poi resta sempre il rimpasto di governo da affrontare con la massima prudenza. Per la poltrona di ministro degli affari regionali in pole position sale il nome di Enrico Costa di Area Popolare.